Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare ad un gioco del 1986 dell'Atari che si chiama Super Sprint. Come al solito, prima di iniziare vi chiedo di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi tutti i video e live che faccio quasi ogni giorno. Se volete aiutarmi, supportarmi, abbonatevi al canale, per voi tanti video e live in esclusiva, potete offrirmi anche un caffè su PayPal, trovate il link in descrizione video. Allora ragazzi, Super Sprint è un'istituzione degli arcade, non potete non averlo visto in sala giochi, tantomeno non potete non averlo mai giocato una volta. Il cabinato di Super Sprint ha fatto storia, il mitico cabinato con i tre volanti e con l'acceleratore. Si poteva infatti giocare in tre, è un gioco di corse con visuale dall'alto, peso Formula 1, Formula 3, Formula Indy, forse Formula 1. Nel quale appunto dobbiamo girare per i tracciati che sono a schermata fissa, quindi dei tracciati corti sostanzialmente, ma pieni di ostacoli, buche, piazze dell'olio, addirittura tornado, dei cancelli che si aprono e si chiudono per favorire delle scorciatoie. Insomma, il gioco è bellissimo, ragazzi. Durante il gioco si possono trovare diversi gadget, tipo vabbè, dei punti, ma soprattutto le chiavi inglesi, che una volta che se ne sono prese tre, si accede ad un menu nel quale si possono migliorare la trazione, l'accelerazione, la velocità oppure incrementare il punteggio di gioco. Si poteva giocare fino a tre contemporaneamente, ragazzi, quindi macchinina blu, rossa e gialla, rimaneva la verde comandata dal computer. Il gioco, ragazzi, è spettacolare, è un vero mangia monete, passato dei pomeriggi incredibili con questo gioco, insieme ai miei amici o anche ai classici sconosciuti che si univano per una o più partite. Il gioco, ragazzi, è molto molto difficile, nel senso che Maria dopo un paio di piste già l'IA del computer è molto molto evoluta e quindi si fa fatica veramente a battere poi gli avversari. Naturalmente questo gioco dà il meglio di sé se giocato con amici. Giocato contro il computer è piuttosto frustrante, soprattutto dopo poche corse. Naturalmente, ovviamente, questo non vuole essere un gameplay completo, perché non so nemmeno se questo gioco abbia una fine. Non lo so. Io credo che vada avanti all'infinito. Sicuramente giocherò alla meno peggio, nel senso che tra l'altro è molto complicato giocarci con il joystick, già era complicato col volante, figuriamoci col joystick, è sicuramente meno preciso del volante appunto. Butterò dentro un po' di crediti, vediamo, spero di riuscire a vedere perlomeno tutte le piste. In ogni caso, mettetevi comodi, come sempre, occhio al mio gameplay. Eccoci qui ragazzi, pronti a partire. Allora io partirei con le piste difficili in modo da avere già due chiavette già prese, in modo che già abbiamo, quando cazzo abbiamo la terza, già facciamo l'upgrade, aspetta. Le prime, tra l'altro così facciamo la pista difficile con le macchinine avversarie che vanno piano, perché ogni pista che facciamo la loro intelligenza e velocità aumenta vertiginosamente. La chiavetta, speriamo non me la ciulino, bravi, non ciullatemi la chiavetta. Vai, prendi la porca puttana, vai. No, lì ci sarebbe il guardrail rotto, si potrebbe saltare direttamente dritti, che se lo prendi male, porca puttana. No, che cazzo fai? Ti distrugge la macchina. Dai, non posso perdere la prima come un beota. Piano, vai. Ok, vai. Già dovremmo scegliere, quindi ok, io metterei l'accelerazione, dai. Ok, qui c'è il salto da fare, molto pittoresche le piste comunque col salto. Vai piano. Ok, piano piano. Thank you.
Vai. No, ma che cazzo, l'ho puntata, porca puttana. Vai. Sono tre giri, mi pare. Vai. Le prime due piste sono facili, poi adesso si piange. Dalla terza generalmente si crepa. Beh, figurati qua, qui cancelli poi. No, eccola. No. Ho fatto all-in sperando si aprisse il cancello. Ah, la perdiamo questa, ragazzi. La perdiamo. Ci manca solo il tornado che mi segue come fantozzi, porca puttana. No, vai a cagare, porca puttana. No, ecco il joystick, ragazzi, è veramente complicato giocare. Aspetta che mi prendo almeno la chiave, cazzo. Non vincerò la corsa, ma mi prendo la chiave. No. Già dalla terza pista, ragazzi, è deleteria la cosa. Vabbè. Continuiamo, dai. Cerchiamo di vederle tutte almeno. Guarda che pista di merda, cazzo. Già è strettissima. Il problema è quando vai addosso al guardrail o a qualunque altro ostacolo, vieni sballottato molto ferocemente dall'altra parte, quindi si fa fatica a dargli una direzione a sta cazzo di auto. Naturalmente col volante è più facile, un po' più facile, col joystick è veramente deleterio, ragazzi. Vediamo se becco. Ma che? Volevo beccare la scorciatoia. Beccami la chiave. Ok, tre chiavette e via. Ma vai a cagare. Lì non c'è il guardrail, lì cadi, cadi di brutto. Ma vai a cagare. Poi loro, ragazzi, loro sono bastardissime le no! Ma dai, ma che cazzo, le macchinette sono bastardissime, perché appena ti toccano ti sbattono a destra o a sinistra. Sono riuscito a prendere la scorciatoia. Vabbè, le macchinette avversarie quando ti toccano, ragazzi, ti spostano ed è una rottura di palle veramente. Ok, ora prenderei quasi quasi la trazione, dai. Giriamo meglio. Porca puttana. Piano. Ora iniziano a correre le troie. Vai. Dai. Beh, siamo partiti bene, dai. Dai. Questa è fra le piste difficili e la più facile, secondo me. Dammi la chiavetta, brava. Vai. No! Mamma mia, mi stava beccando. Dove? Cazzo! No! Dove cazzo sono? Cazzo, no, non posso perdere! Corri! Mamma mia, ragazzi. Mi stavano ammazzando giusto all'ultima curva. È che sotto al cavalcavia, come cazzo facevo a vedere la macchina? Vabbè, questa è quella facile. Dai, cazzo, non posso perdere qua. Ah, puttana la verde. Orco 2! E piano. Ok. Pianino. Becca la chiave. Bravo, al volo, cazzo. Dai, abbiamo fatto tre piste almeno di fila. Senza inserire crediti. Qua è dura, ragazzi. Qua, eccola là. Dai, piano. Dai che siamo partiti bene. No! Ma va a cagare, cazzo. Buttato via tutto, ragazzi. Mamma mia, vai. No, non ce la faccio. Hai un altro giro. Oh, cazzo. Vai, pianino.
E andiamo, cazzo! Mamma mia, mamma mia! Pensavo fosse finita la gara, invece ho buttato l'occhio, il cancello aperto. Mamma mia, che gara che ho fatto qua. Qua ragazzi, sono cazzi. Qua sono cazzi a mazzi. Lì non, quella è una chiazza che ti blocca. Piano, piano. Te pare! Ma vai a cagare, ma te pare, cazzo, che arriva il tornado? Ma vai a fanculo! Arriva il tornado giusto a rompere i coglioni! La perdiamo, ragazzi. Cazzo, ero partito benissimo, porca puttana. C'era il tornado che mi aspettava, come Fantozzi, zio cane. Impossibile. Impossibile. Ma vai a cagare, va. Partita rubata sta qua, ragazzi. Rubata proprio. C'era proprio il tornado che ha detto adesso ti inculo e sto qua. Dai, buttiamo dentro un altro credito, via. Prendiamo la velocità a sto punto. Mamma mia, la odio sta pista di merda. Ma dai, cazzo. Ma guarda che puttane. Ma vai a fanculo, va. Ecco lì il saltino. No, non ce la faccio, ragazzi. Ma vai a cagare. Ma vai a fanculo, va. Perfino l'incidente ho fatto, cazzo. E vai a cagare, va. Partita orrenda, zio porcone. Orrenda, cazzo. Orrenda. La odio sta pista qua. Questa è la pista che veramente mi fa girare i coglioni. Butta dentro un altro, dai. Almeno le tiriamo bene. No, c'è il tornado, boia, puttana. Come se non bastasse, c'è pure la chiazza di merda lì. Dai. Cristo. La becco sempre quella, eh. Vai. No! Ultimo giro, dai. Dai! Vai. Vai. Naturalmente giocato in tre è molto figo sto gioco. No, cazzo! Cazzo! Mamma mia! La stavo sbagliando proprio all'ultimo. Qua sono porchi, ragazzi. Sono partito pure bene, dai! No, non riesco mai a beccarla quella, eh. No, mamma mia, stavo cadendo. No, dai! Dai, ma che cazzo fai? No, ma vai a cagare, va. Vai a cagare, joystick di merda. Il gioco è veramente frustrante, ragazzi. Cioè, se giochi in due o in tre, ti diverti, perché allora anche gli altri esseri umani sbagliano. Vai a puttane! Anche gli altri esseri umani sbagliano. Ma
se tu giochi contro sti stronzi qua, loro non sbagliano mai, corrono come le frecce, è praticamente impossibile veramente. Cioè, 2-3 piste al massimo puoi fare, dopodiché soldi a gogo, ragazzi. L'Atari ha fatto i miliardi con sto gioco, mamma mia, ha fatto i miliardi con sto gioco. Vabbè, dai ragazzi, ci fermiamo qua, dai, ci fermiamo qua. Metto le iniziali almeno, dai. Allora ragazzi, come al solito, io spero questo video vi sia piaciuto, anche se non è stato un vero e proprio gameplay, però scopo di questi miei video hanno appunto lo scopo principe di portare alla luce, di far ricordare questi grandissimi seppur vecchissimi giochi a tutti, anche a coloro che non li hanno mai visti e che si sono persi quei mitici tempi dei bar e delle sala giochi. Grazie a tutti ragazzi, mettete un mi piace al video, condividetelo sui social, iscrivetevi al canale, abbonatevi se vi fa piacere supportarmi, ci sono video e live in esclusiva per voi. Offritemi un caffè se volete su PayPal, trovate il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima live, ciao ciao ragazzi.